senza più violenza, sopraffazione e indifferenza.
La fede ci insegna che, se ci lasceremo guidare da colui che è la nostra eterna stella, vedremo realizzarsi nel mondo quel cambiamento da lungo tempo atteso e desiderato. E a quel punto il cuore dell'uomo troverà il solo. Attraversando le atmosfere e le azioni culturali, fino ad arrivare al nuovo nella visione della.
Adesso il coro e l'orchestra eseguirà I Will Follow You. La voce solista sarà quella di Esther Corso. La colonna sonora di questa canzone è stata inserita nel film Disperato e il nuovo arrangiamento vostro, cantata dal coro di suore, protagonista del film. Esther Corso, voce solista, coro, diretto dal professore Angelo Abati e orchestra, diretta dal maestro Stefano Calderoni. I passi di chi, attraverso il sentiero della vita
e lungo un cammino tortuoso e a volte oscuro, trova, alla fine di quel viaggio, la luce della fede che è Dio. Thank you.
scanterà l'Ave Maria. È un'area composta dal lato di Paolo e che voglio dire qui dal compositore barocco Giulio Puccini. Il brano è stato lanciato dall'organista Ore per la cantante Rina e diffuso in tutto il mondo. Facciamo un grande applauso al professore Angelo Romani.
nostra preghiera è un canto universale di speranza che avrà tutti i cuori alla luce del Natale. Una luce che non si è mai spenta, che è sempre viva, ma che ancora molti di noi non siamo riusciti a scorgere. Facciamo entrare questa luce divina in ogni animo, lasciamoci avvolgere dal suo intenso calore. È l'eterna stella che illuminerà il nostro cammino verso la pace, è l'infinito amore che accrescerà in noi il bisogno di amare, è la luce della fede che ci condurrà alla vera salvezza. Ringrazio tutti i ragazzi che sono presenti e che diciamo ci seguono. Volevo innanzitutto dire che dietro questo c'è un lavoro, vedete me, vedete il professore Vatti, ma c'è un professore, c'è un lavoro immane da parte di tutti gli altri colleghi e ci tengo a ringraziare la professoressa Nicoletta Femia. Oggi è un giorno felice, dice questa canzone. Per me è felicissimo. Voglio dedicarla al mio papà che compie 70 anni. Semplicemente. Ma io domani lo faccio a tutti. Grazie. Tanti auguri, buon Natale, buon anno. Ringrazio Don Alfonso che come sempre ci dà questa opportunità di fare questo concerto qui e il sindaco e tutti gli intervenuti. Grazie. Thank you.
io non c'è da aggiungere nient'altro, se non fare veramente un grossissimo applauso a questi ragazzi che sono stati veramente bravissimi. Sto venendo da un altro concerto che è un altro istituto comprensivo, lo sto facendo e dicevo proprio questo, abbiamo 1600 alunni, 1600 ragazzi che frequentano le nostre scuole. Se solo pensassimo che responsabilità abbiamo nel formarli, nel portare veramente sulla strada quella giusta, la musica, il canto, è una di quelle arti che comunque li fa crescere bene i nostri ragazzi. Io quindi rinnovo i complimenti e poi, come faccio sempre in queste occasioni, approfitto per fare gli auguri a ognuno di voi. Ringrazio il dirigente, ringrazio il nostro parroco, sempre disponibile, ringrazio qua e dico complimenti a tutti i maestri e faccio gli auguri a tutti i ragazzi, a tutte le famiglie e a tutta la comunità terrorese affinché veramente questo Natale e questo 2019 sia di pace e di serenità per ognuna delle vostre famiglie e in particolar modo per la nostra bella e amata Taurea Nuova. Grazie e tanto. Grazie Sindaco, buonasera a tutti, grazie di essere qua con noi. Devo veramente, anche quest'anno devo dire che la buona musica ci ha fatto vivere un momento di vera serenità e di gioia. E questi sono i momenti in cui davvero ci sentiamo una comunità, la comunità scolastica incastonata nella più ampia comunità cittadina, e questa veramente è la magia che riesce a fare il Natale. Devo lodare i miei alunni che mi inorgogliscono veramente, sono stati bravissimi. E sapete perché sono stati bravissimi? Perché non hanno suonato soltanto con la testa, con la mente, hanno suonato con il cuore e meritano veramente un applauso di cuore. Un applauso va ai loro professori, i nostri professori di musica, i loro maestri, perché veramente con la loro grande competenza, grande professionalità e grande passione riescono a trasmettere a tutti loro l'amore per la musica, che è un'arte nobile. Riescono a farlo. Per questo vi ringrazio e anch'io voglio ringraziarli ad uno ad uno. Professore Angelo Avati, il professore Stefano Calderone, Alberto Marafiotti, Fabio Maragas, la professoressa Nicoletta Femia. Veramente un grazie di cuore a tutti voi per rendere la nostra scuola così viva. E un grazie a tutti i professori della scuola media che riescono ad organizzare queste cose meravigliose per tutti noi. Un grazie particolare lo devo porgere alla nostra professoressa Teresella Mallamace, che non ha mai abbandonato la famiglia del Monte Leone Pascoli e in tutte le manifestazioni con noi per dare un tocco di garbo e di eleganza. Grazie. Ringrazio tutti voi genitori e tutti i nostri ospiti, ringrazio il sindaco, l'assessore alla pubblica istruzione, ringrazio, vedo tra il pubblico, il dirigente scolastico, il professore Giuseppe Loprete, mi fa molto piacere vederlo qua tra di noi, grazie di essere qua. Bene, ringrazio infine il nostro amato parroco Don Antonio, Don Alfonso Franco. Lo ringrazio per la sua sensibilità che sempre dimostra nei confronti della scuola. E lo ringrazio perché ci apre le porte della chiesa per ospitare il nostro concerto, che è fatto dentro questa chiesa, veramente assume un aspetto più affascinante, più coinvolgente. Grazie Don Alfonso, vorrei che anche lei coinvolgesse
facesse un saluto al nostro pubblico questa sera. Io ringrazio tutti senza ripetere gli ringraziamenti fatti da altri. Dico così, molte volte noi siamo pessimisti sentendo le notizie tristi in televisione, alla radio, però quando ci troviamo di fronte a docenti, responsabili della scuola e alunni con le famiglie che ci hanno fatto godere questo momento e questo incide nella loro anima e ci prepara per il futuro, io credo che dovremmo essere, con l'aiuto di Dio, ottimisti, e il Natale è già una gioia, cerchiamo di viverla nel nostro cuore, nella nostra famiglia e nella nostra Dauria Nova. Dirigente Mirella Manco, mia carissima amica che è qua con noi e per reso felice della sua presenza. Allora, vorrei che si avvicinassero Don Alfonso e il sindaco, perché i nostri ragazzi hanno preparato per loro un dono, guidati dalla professoressa di educazione artistica Carolina De Paolo. È un'icona e una Madonna. Bene, io vi lascio con tantissimi auguri, spero che questo Natale ci porti tanta serenità, tanta gioia nel cuore. Buon Natale a tutti!
grazie.